meraviglia della produzione del pastificio di Aldo? Le tagliatelle al tartufo nero. Ricetta che elaboreremo con dei funghi cardoncelli e un astice appena appena scottato. Il processo è semplice, ci sarà un soffritto di scalogno cipollotto, aglio maturato e lardo. Taglieremo poi i cardoncelli a spicchietti che andremo ad arrostire separatamente e poi verranno immessi assieme al soffritto. Poi separatamente faremo ridurre della bisque di astice dove andremo a rimettere in temperatura lo stesso astice. Ora passo al taglio dei funghi cardoncelli. Li taglio a spicchietti, grossolani, e poi li metterò nel soffritto avvenuto. Ora provvediamo a fare il soffritto ed arrostire i funghi. Metto l'olio extravergine, aggiungo lo scalogno a julienne e il cipollotto. L'aglio già maturato ed il lardo tagliato a julienne. A questo punto completo con i funghi. Aggiustando di sapore con del sale e pepe. Faccio la rosolatura completa e nel frattempo prendo la bisque di astice, la metto in quest'altro tegame e faccio una leggera riduzione dove poi metterò lo stesso astice che è stato precotto per 3 minuti la chela e per 6 minuti il corpo. Io lo rimetto nella bisque portandolo in temperatura. Ora siamo pronti con la salsa. Prendiamo le tagliatelle e le andiamo a cuocere. Nel frattempo rimettiamo in temperatura l'astice riducendo la sua bisque, emulsionandola poi con dell'olio extravergine. L'acqua bolle, ora siamo pronti per la cottura delle tagliatelle al tartufo. Qualche minuto in cottura, dopodiché le andremo a miscelare. 4 minuti di cottura, dopodiché si scolano e si guazzano nel suo fondo. Ora vado a guazzare le tagliatelle al tartufo all'interno della salsa. Ho sempre detto che se ne serve per guazzare fondo o acqua di cottura. La pasta non si incollerà mai lo stesso, però per tirarle maggiormente e dare ancora maggiore intensità alla tagliatella, questa è l'azione più giusta. Adesso andiamo a fare la presentazione. Ora provvediamo ad impiattare. Il gusto primario deve essere sempre la tagliatella e il primo che sarà ad essere degustato è l'astice, che lo metto sopra, così sarà il primo sapore che l'ospite potrà mangiare. Operazione molto importante ora è quello di ridurre la bisque emulsionandola poi con dell'olio extravergine, come faccio adesso, e miscelando per bene.